Bentornati cittadini, molti avvenimenti di questi ultimi mesi mi hanno fatto sorgere una domanda e volevo appunto sapere una vostra opinione a riguardo, ovvero è possibile che i media, giornali, talk show, social media, eccetera, oltre a fare quello che fanno, ovvero dare notizie, informare, sensibilizzare, aprire dibattiti, confronti, eccetera, eccetera, abbiano a volte anche un'influenza negativa sulla popolazione, portando a volte l'informazione verso una sorta di disinformazione, a una sorta di istigazione o peggioramento sociale, ad un aumento in un certo senso dell'ignoranza della popolazione, ma anche ad un aumento dell'odio verso alcune parti della società, e il tutto solo per fini di opportunismo mediatico e di guadagno? Vi faccio degli esempi di accadimenti avvenuti nelle ultime settimane. Partiamo dal libro omofobo e pieno di luoghi comuni del generale Vannacci. Ovviamente non sarà il primo e purtroppo nemmeno l'ultimo a scrivere un libro del genere. E c'è da dire che in Italia, per fortuna, c'è la libertà di espressione. Fin tanto che non si diffama o denigra qualcuno o non si istiga alla violenza, ognuno può scrivere quello che vuole. Libri così, che piacciono o no, in giro se ne vedono tanti. Ma perché il caso Vannacci è divenuto famoso? Appena qualche media ha pubblicato sta notizia, è esploso il caso, facendolo diventare appunto famoso. E considerate che era un libro dei tanti, che tra l'altro non si cagava nessuno, visto le poche recensioni che aveva, ad esempio, su Amazon. Adesso i media, per guadagnare visibilità e like, e di rimbalzo anche molti gruppi Instagram o canali YouTube ne hanno parlato per approfittare della visibilità e guadagnare audience, si sono messi a parlare di sto libro, chi denigrandolo, chi approvandolo, chi difendendo la ovvia libertà di poter scrivere quello che si vuole, chi invece ne ha approfittato per mandare alla ribalta persone e pensieri a supporto del libro, esagerando vecchie mentalità bigotte e chiacchiere da bar di bassa lega. Il problema è che questa corsa di media ad accaparrarsi visibilità ha portato anche a violenza mediatica e non solo indignazione. E c'è appunto chi, per esempio, ha detto che cose del genere non si possono scrivere e che bisognerebbe limitare il diritto di stampa e di espressione. Non so se vi rendete conto. Siamo arrivati a certi livelli, ad un punto dove chi dice qualcosa contrario rispetto al pensiero di qualcun altro dovrebbe essere messo a tacere. Cioè, ma neanche in una dittatura con la censura sta roba. Ma al tempo stesso qualcun altro l'ha usato come scusa per aumentare l'odio contro quella che certi tipi di persone la chiamano teoria gender, esasperando le discriminazioni e l'odio verso una parte della popolazione che secondo loro non è o non rientra nella normalità. E questo genera incomprensioni, accende rancori o anche ignoranze assopite in molte persone nella popolazione. Ma valeva la pena fare tutto sto casino per un libro scritto da uno? Cosa ci ha guadagnato la società civile da questa cosa? L'unico ad averci guadagnato, secondo me, è lo scrittore stesso, che da un libro che, scusate il francesismo, non si cagava nessuno, adesso è al primo posto tra le vendite, se si guardano le classifiche Amazon. E questa persona sta venendo invitata a talk show di vario genere, di continuo. Questo aumenta profitti, guadagni per lui e chi ci sta attorno. Il popolo, quindi, viene usato dai media, ancora una volta, come un idiota mucca da mungere. Tanto prima o poi la notizia non sarà più notizia, ma avrà fatto qualche danno sociale tra la popolazione. Avrà creato pubblico ludibrio, incomprensioni, fomentato un po' l'odio e solo per guadagnare qualche like o qualche soldo o qualche minuto di fama. Poi, se ci mettiamo anche che parte della politica si è messa in mezzo a supporto o contro il libro solo per guadagnare qualche consenso, capite a che livello ci troviamo. Un altro esempio è dell'anno scorso, dell'onnipresente professor Orsini, denigrato da molti eppure invitato in giro ovunque, tanto da aver contribuito ad aumentare in parte della popolazione inconsapevole ignoranza, notizie false, odio verso qualcosa.
E il tutto perché alcuni media e talk show volevano solo guadagnarci. Altro fatto, i vandali sono sempre esistiti e purtroppo sempre esisteranno. Che motivo c'è di dare notizia che un turista ha fatto un graffito sul muro del Colosseo? Chissà quante ne accadono in giro per l'Italia di cose del genere, purtroppo, tutti i giorni. Che ne so, basterebbe mettere dei cartelli tipo con scritto vietato rovinare i muri del monumento, altrimenti andrete incontro a questo tipo di sanzione. Oppure si potrebbe insegnare l'educazione fin da piccoli a scuola, ma magari anche tramite la TV pubblica, ma quello è un altro discorso. Invece no, si pubblicizza l'accadimento, anzi lo si amplifica, perché tutti i media poi vogliono guadagnarci visibilità in quel momento, e si fanno diventare famose persone che non dovrebbero diventarlo. Non trovate strano che subito dopo l'accadimento al Colosseo sono successe nel breve periodo di poche settimane dopo altri accadimenti simili in giro per l'Italia? Tipo quelli che hanno fatto i graffiti in cima alla Galleria Vittorio Emanuele a Piazza Duomo a Milano, o i danni che hanno fatto dentro di recente alla Galleria degli Uffizi a Firenze, e così via. Cioè, non è che forse dare notizie del genere, invece che combattere il fenomeno, in qualche modo lo amplifica, aiuta cioè a farlo ripetere ancora? Bisogna pensare che purtroppo molta gente è idiota o non ha ricevuto abbastanza educazione per capire come comportarsi in una società civile. E per avere 10 minuti di fama o per guadagno personale farebbe di tutto, ma a rimetterci sarebbe il resto della comunità, o in questo caso i beni pubblici, i monumenti. Vi faccio un ultimo esempio. Purtroppo la violenza sulle donne, come tutti sappiamo, è un grave problema della società italiana odierna. Ma anche qui, invece di, per esempio, insegnare fin da piccoli il rispetto nei confronti delle altre persone, l'educazione, il senso civico, l'educazione sessuale e sentimentale nelle scuole e magari anche tramite, appunto, i media alle persone più grandi, si tende a focalizzarsi sulla violenza in sé che viene commessa da alcune persone. Il marito che ammazza la moglie, il gruppo di ragazzini che abusano o stuprano una ragazzina, la violenza nelle strade, da parte sempre di giovani. Guarda caso poi, poco tempo dopo queste notizie, ne arrivano altre di accadimenti simili successi dopo. Quindi non è che forse continuando a parlarne si crea un senso di emulazione da parte di alcune persone? Cioè invece di combattere il fenomeno si istiga altri a farlo per diventare famosi, oppure gli si dà una sorta di approvazione sociale involontaria, cioè per far capire che quella cosa è sbagliata, in verità si ottiene l'effetto contrario. Che ci guadagna la popolazione a leggere un fatto di cronaca del genere ogni altro giorno? Creare pubblica indignazione porta a qualcosa? Secondo me no, o non sempre. Se guardiamo i dati, per esempio, della polizia, nel 2022 i casi di violenza sessuale sono aumentati del 16% rispetto all'anno prima. E persino la violenza nelle strade da parte di baby gang o gruppi di ragazzi è aumentata rispetto all'anno prima. Quindi, dare tutte queste notizie di cronaca porta più pro o più contro, secondo voi? Allora, intendiamoci, è giusto essere informati in generale dai media, sia di cose positive che di cose negative. Però, secondo me, poi dovrebbero portare a delle soluzioni. Perché se invece vengono usate solo per dare una momentanea notizia, che poi viene rincorsa da tutti i media per ricavare soldi, like e fama, tanto per dare in pasto all'opinione pubblica un accadimento, alla fine aumentano l'odio, l'indignazione, eccetera, eccetera. Però domani è un altro giorno, domani c'è un'altra notizia simile, purtroppo per accadimenti successi magari per colpa di quella notizia data le settimane prima. Quanta colpa hanno i media in questo, secondo voi? E come si potrebbe combattere questo tipo di fenomeni? Come si potrebbero trasformare i media in un servizio sociale di progressione sociale? Scrivetelo sotto nei commenti. Vi ringrazio molto per aver guardato il video. Cliccate come sempre la campanella per seguirci e rimanere informati per ricevere le ultime notifiche per i prossimi video. Aspetto i vostri numerosi commenti qui sotto il video. Vi ringrazio ancora e buona giornata e al prossimo video.